Sì, il Napoli di Calzona, perlomeno sulla carta, sarà di impronta sarrista, condito da reminiscenze spallettiane, quindi un mix tra i due. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto il Darion e oggi in questo martedì pre-Napoli-Barcellona andiamo un po' a studiare Calzona. Come giocherà il suo Napoli? Facciamo un po' di studio dell'allenatore oggi, visto che la conferenza stampa è alle 19:30, orario abbastanza tardi, quindi la conferenza stampa ne parleremo domani, come, diciamo, la sfrutteremo come prepartita e oggi ci studiamo appunto Calzona. Prima di cominciare però, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ieri ragazzi, il video sul Calzona di ieri ha fatto il botto, 600 passa visualizzazioni, vi ringrazio veramente tanto, sono arrivati anche degli iscritti, però non dobbiamo fermarci qui. Iscrivetevi, mi raccomando, perché è totalmente gratis e poi attivate la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati. Detto questo, cominciamo! E partiamo con parlare dello staff, perché c'è stato un po' di confusione. Allora, lo staff di Calzona è stato finalizzato e ce l'ha spiegato Orazio Accomando. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, che già da quest'estate diciamo che si è guadagnato abbastanza affidabilità e ci ha detto praticamente che Bonomi sarà il vice allenatore, quindi sarà il vice di Calzona. Bonomi, nome che qualcuno ricorderà perché è stato un giocatore del Napoli negli anni, diciamo, quelli un po' bui, nei primi anni del 2000. Torna Sinatti. Questa è una grandissima notizia, una notizia importantissima. C'è quindi, come abbiamo detto nel video di ieri, un filo di continuità rispetto a Spalletti. Speriamo che il ritorno di Sinatti non sia un ritorno soltanto per questi 3 mesi. Speriamo che il Napoli non se lo faccia più scappare via, perché siamo già la terza volta che Sinatti torna. Vediamo di farlo diventare un ritorno definitivo. Sinatti, così come Calzona, avrà il doppio incarico, perché vi ricordo che fa parte anche dello staff di Spalletti in nazionale. Poi abbiamo Marco Brini che sarà il match analyst e qui ho un dubbio perché il Napoli aveva già un match analyst che era Beccaccioli. Beccaccioli è il miglior match analyst forse che abbiamo in Serie A e non vorrei che fosse stato sostituito. Non c'è scritto da nessuna parte che prende il posto di Beccaccioli, quindi probabilmente si aggiungerà. E poi è confermato anche Grava, che era già presente con Mazzari e che quindi rimarrà anche con Calzona. Si lavora poi a un ruolo per Hamsik. Inizialmente doveva far parte dello staff tecnico, quindi doveva fare il collaboratore di Calzona, però ci hanno fatto sapere che Hamsik non ha il patentino d'allenatore, quindi non può fare quel ruolo. E in merito a Hamsik, ieri sera De Laurentiis ha lasciato aperta la porta, non ha escluso un arrivo di Hamsik. Infatti sotto vi ho messo le parole di De Laurentiis. Ci ho parlato ieri, era intrigato dal fatto di tornare a lavorare per la squadra che ama, che è il Napoli. Diciamo che De Laurentiis ha lasciato capire che si sta lavorando anche all'inserimento di Hamsik. Non sappiamo ancora in quale ruolo, però sicuramente non farà parte dello staff tecnico. Può essere una mia idea, potrebbe fare magari, come posso dire, una specie di collante tra lo spogliatoio e lo staff, quella figura che fa da ponte appunto tra lo spogliatoio e lo staff. Io ripeto quello che ho detto ieri: uno spogliatoio con un Hamsik dentro non può che guadagnarci, e magari può essere anche quella figura che ti porta anche un po' più di tranquillità e di calma, che va a parlare con i calciatori. Perché comunque, ragazzi, Hamsik è la storia del Napoli, specialmente, cioè lui è la storia del Napoli di De Laurentiis, ok? Perché è stato il giocatore più longevo. E se c'hai un Hamsik nello spogliatoio, i giocatori zitti ascoltano, secondo me. Quindi sarebbe fondamentale portarselo a Napoli e speriamo che sia un ritorno che diventi definitivo e non soltanto un ripiego. Quindi lo staff di Calzona è questo qui. Ora c'è da fare, secondo me, una piccola parentesi doverosa sul suo contratto. Perché? Perché innanzitutto abbiamo saputo che Calzona ha firmato un contratto fino a giugno. In contemporanea, però, è arrivata anche una comunicazione della Federazione Slovacca, che è questa qui che vi ho messo. La Federazione Slovacca ha fatto sapere che Calzona la scorsa settimana ha rinnovato il contratto con la nazionale fino al 2025.
in caso di accesso ai mondiali del 2026, questo contratto verrà automaticamente rinnovato fino al mondiale. Ecco, quindi Calzona potenzialmente si legherà con la nazionale fino al 2026, e questa cosa, diciamo che un po' chiude le porte a una possibile conferma di Calzona. Mettiamo caso che Calzona arriva e fa bene a giugno, poi cosa succede? Lo confermiamo? Oppure si deciderà di andare su un altro allenatore? Questa è una cosa importante da studiare bene. Di certo questa notizia del rinnovo con la Slovacchia non è una notizia positiva sotto questo aspetto, però io credo che avremo notizie, aggiornamenti su questa cosa più in là. Vediamo cosa farà Calzone in questi mesi, e può essere anche che strappa la conferma, e poi lì bisognerà parlare anche con la nazionale, perché ragazzi, cioè io da ignorante credo che se tu vuoi confermare Calzona devi un po' andare contro questo contratto della nazionale. Per andare contro questo contratto c'è il rischio, magari, che ne so, di una guerra legale, la butto lì, non lo so, è una cosa delicata da studiare, però più in là. Poi in questo comunicato è stato anche scritto questo: domenica 18 febbraio, solo domenica, è arrivata la richiesta ufficiale da parte della SSC Napoli che Calzona potesse svolgere contemporaneamente alla carica di allenatore della nazionale quella di allenatore del club. Quindi domenica il Napoli ha chiesto ufficialmente alla nazionale slovacca di prendere Calzona come allenatore. Quindi il Napoli, il giorno dopo la partita con il Genoa, chiede alla nazionale di Calzona. La Federazione Slovacca ha deciso di dare il consenso a Calzona per guidare l'SSC Napoli alle seguenti condizioni. 1. Il consenso è limitato nel tempo al periodo dal 19 febbraio fino all'ultima partita di Serie A, quindi 19 febbraio, 30 giugno. L'allenatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto valido con la federazione. Il terzo punto, l'allenatore dovrà essere disponibile nel periodo del calendario dedicato alle nazionali, quindi appena, ragazzi, a marzo. L'ultima partita pre-pausa, Calzona fa la partita con Napoli, il giorno dopo va in nazionale. Questo è un po' il succo. Tutto questo ci fa capire quindi che Calzona è un po' una sorta di allenatore part-time, no? Il suo lavoro principale è nazionale, e nel tempo libero, tra virgolette, allena il Napoli. La federazione ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento in caso di violazione di una delle tre condizioni che abbiamo visto prima. La Federcalcio è consapevole che si tratta di una decisione atipica che potrebbe destare preoccupazione, comprende però anche il rapporto eccezionale di Calzona con il club dove ha lavorato a lungo e vuole aiutarlo nell'attuale difficile situazione. Quindi questo, ragazzi, ci fa capire che è stato Calzona a voler venire. Cioè, sì, il Napoli lo ha chiamato, però Calzona poteva tranquillamente dire: no, io sto con la nazionale e non voglio venire da voi. Poteva tranquillamente fare così. Invece lui ha deciso di venire, e questo già di per sé è un po' come con Mazzarri. Già solo per questa cosa andrebbe applaudito. L'allenatore Calzona ha più volte dichiarato che la priorità principale della sua attività resta la nazionale slovacca e la sua preparazione alla fase finale del torneo europeo. Diciamo quindi, ragazzi, che in ottica futura sarà fondamentale probabilmente l'europeo. Se farà un europeo importante, credo che verrà confermato, altrimenti può essere anche che Calzona fa l'europeo e poi dopo si dimette. Tutto può essere, dipende un po' da quello che farà in questi tre mesi, e dipenderà anche dall'europeo. Però diciamo che di base dovrebbe restare solo questi tre mesi. Abbiamo quindi fatto il recap tra staff e situazione contrattuale. Adesso velocemente andiamo a vedere la storia di Calzona, da dove inizia la sua storia. Allora, la storia di Calzona è, diciamo, legata in modo indissolubile a quella di Maurizio Sarri. Sarri e Calzona hanno lavorato insieme per ben 8 anni. Maurizio Sarri nella stagione 2008-2009 subentra a Giovanni Pagliari sulla panchina del Perugia, e Calzona è il suo vice. La parentesi di Perugia però dura fino a febbraio, dove poi Sarri viene esonerato, e con lui anche Calzona. Successivamente però Calzona segue Sarri ad Alessandria, al Sorrento, all'Empoli e poi anche al Napoli. E come c'è scritto qui in questo articolo del Napolista, il buon Francesco intuisce che le visioni calcistiche di Sarri sono innovative, anche se magari non facili da capire.
e nel suo piccolo comincia a prendere appunti. Sono chiaramente le 132 partite sulla panchina dell'Empoli ad aver messo Sarri sulla mappa dei tecnici di prima fascia, con il suo gioco propositivo in cui il talento viene premiato e dove i giovani possono giocarsi le proprie carte. Diciamo l'Empoli di Sarri, bene o male ce lo ricordiamo. Forse staremo parlando di altri, invece lo staff in cui la voce di Calzone era importante riesce a mettere in campo i propri dettami offensivi, arrivando a fine stagione allo spareggio promozione perso con Livorno di Davide Nicola. Francesco Calzone è stato più che un semplice vice per Sarri, con il quale lo stesso condivide idee, approcci e partite e giocatori. Dopo l'esperienza partenopea per Sarri si aprono i cancelli del Chelsea, Calzone resta invece in Italia diventando il secondo di Di Francesco a Cagliari, quindi quando Sarri va a Chelsea in contemporanea Calzone diciamo si separa tra virgolette e va a fare il vice di Di Francesco a Cagliari, per poi tornare a Napoli alla corte di Spalletti. Il primo anno di Spalletti torna a Napoli, spostamenti che costituiscono attestati di stima nell'ambiente calcio per Francesco Calzone. E diciamo ragazzi che la parentesi a Cagliari con Di Francesco, uno gli verrebbe da pensare, ma come vai da Di Francesco, un allenatore che comunque ha avuto questo periodo un po' negativo dopo Roma. E diciamo ragazzi che Di Francesco è un altro allenatore che comunque nel passare degli anni si è aggiornato, ha studiato e lo si sta vedendo a Frosinone. Quindi Calzone probabilmente è andato a Cagliari con Di Francesco per anche lui continuare questo percorso di aggiornamento e di studio verso questo nuovo calcio innovativo. Diciamo che questo percorso poi si continua a Napoli con Spalletti, ecco, quindi vedete che comunque la storia di Calzone è una storia legata al continuo volersi aggiornare e allo studiare gli aspetti più nuovi e moderni del calcio. Si arriva al 9 luglio 2022, la chiamata della Slovacchia da parte di Hamsik e quindi Calzone diventa il CT della nazionale. L'esordio non è dei migliori perché perde 2-1 contro la nazionale dell'Azerbaigian e poi pareggia contro la Bielorussia. Calzone dà la sua le idee e la capacità di lavorare con i giovani. E già qui possiamo dire è l'uomo giusto per il Napoli. E a parte eccezioni come Pekarik, Dubravka e Kučka, la quasi totalità della rosa slovacca ha un'età media al di sotto dei 25 anni. Quindi ancora una volta Calzone coi giovani ci sa lavorare, ci sa fare. Ok, quindi abbiamo fatto un excursus della carriera di Calzone, adesso andiamo al punto importante del video. Come giocherà il Napoli di Calzone? Quali sono le sue idee? Andiamolo a vedere. Qui ho preso un articolo di goal.com dove vi ho messo delle sue frasi e da queste frasi già possiamo capire la mentalità di Calzone. Un'azione costruita con criterio, cercando di mettere in difficoltà l'avversario sfruttandone i punti deboli, arrivando alla conclusione in porta nel minor tempo possibile. Per me il bel calcio è questo qui. Cercare di tenere la palla, verticalizzare appena possibile, fare un calcio di movimento, possibilmente a pochi tocchi, con la palla che si muove velocemente, lasciando magari negli ultimi 30 metri spazio alla qualità e alla fantasia dei singoli. Leggendo questa frase, tu dici, no, ci sono delle reminiscenze di Spalletti. Sono tutte cose che con Spalletti e anche con Sarri all'epoca vedemmo. Quando un mio difensore tira una pallonata senza motivo in avanti, per me è una sconfitta. Non riesco a sopportare una cosa del genere. Può succedere solo se sei costretto dall'avversario. Quindi questo cosa ci fa capire? Calzone predilige il gioco dal basso, la costruzione dal basso. I difensori non devono spazzare via la palla quando ne hanno possibilità, ma forza questo concetto che si deve giocare palla a terra, specialmente a partire dal portiere, ok? L'estetica conta, in primis perché le partite che non sono belle io le guardo malvolentieri in TV allo stadio, mi distraggo subito. C'è gente che paga il biglietto per vedere 90 minuti, non due gol arrivati da episodi. Con questa frase ha demolito una miriade di allenatori. Per me il calcio è spettacolo, bisogna far di tutto per far divertire il pubblico. Questa è una frase che diceva anche Sarri, se vi ricordate. Quindi vedete che l'influenza di Sarri e di Spalletti si vede molto bene. Io provo ad allenare le mie squadre per fare un buon calcio. A volte non ci riesco anche per merito degli avversari che ti portano a fare un calcio che non è tuo. Quindi queste sono un po' i punti cardine della mentalità di Calzone. Calcio fatto di possesso palla, verticalizzazione, movimento, occupazione di spazi, giocate a pochi tocchi, quindi con la palla che gira velocemente. Poi abbiamo costruzione dal basso. Il calcio è spettacolo e bisogna far divertire il pubblico.
Calzona vuol dire provare a rimettere sui binari tecnico-tattici una squadra frastornata da ribaltoni e trend negativi, facendo del 4-3-3 il dogma su cui poggiarsi per salvare un 2023-24 fin qui fallimentare. Il CT della Slovacchia si appresta a far leva su ideali che dalle parti di fuori grotta hanno convinto e fatto sognare, ossia quelli di Sarri. Sì, il Napoli di Calzona perlomeno sulla carta sarà di impronta sarrista, condito da reminiscenze spallettiane, quindi un mix tra i due. Il Napoli di Calzona, come anticipato, sarà imperniato sul 4-3-3, reparti corti, palla e terra, fraseggio, copertura degli spazi e niente lanci lunghi, con una profondità da trovare attraverso le geometrie. Questo dovrebbe essere il Napoli di Calzona. Ora, prima di andare all'ultima slide che ho preparato, ragazzi, andiamo a vedere velocemente una partita della Slovacchia di Calzona. E ho preso in esame l'ultima partita importante che ha dovuto giocare la Slovacchia, ovvero Slovacchia-Islanda, che è stata l'ultima partita che ha portato matematicamente la Slovacchia a giocare l'europeo. Finisce 4-2 per la Slovacchia, doppietta di Haraslin, Duda sul rigore e poi Kučka. A livello di statistiche, giusto velocemente, 57% di possesso palla, 17 tiri di cui 8 in porta, tanti calci d'angolo, un solo cartellino giallo con 7 falli, quindi una squadra che non commette tutti questi falli, ma pensa più che altro a giocare. 2 gol in contropiede, quindi è una squadra che è anche capace di sfruttare i contropiedi, di ripartire in maniera sanguinosa. 483 passaggi con una media del 79% di precisione passaggio, una media abbastanza bassa, noi siamo abituati anche al 90%, però vabbè, questo poi dipende anche dalla qualità dei calciatori. 77 palle lunghe fatte, sono tante, e anche 20 cross, però ripeto, qui bisognerebbe studiare le caratteristiche dei calciatori. Questa era la formazione: Dubravka in porta con Hanchko e Gjomber terzini, centrali Skriniar e Vavro, Duda e Kučka mezzali con Lobotka vertice basso, esterni Haraslin e Schwanz e Bosnić la punta. Vediamo le posizioni medie, e già dalle posizioni medie vediamo una bella cosa, cioè il baricentro oltre la metà campo avversaria. Abbiamo praticamente 7 giocatori su 10 oltre la metà campo. Abbiamo praticamente una sorta di 2-4-4 in fase, diciamo, di attacco. Allora, abbiamo ovviamente i due centrali che rimangono dietro, Lobotka vertice basso che come sempre molto dinamico, si sposta un po' su tutto il campo. Abbiamo sulla destra Gjomber e Hanchko che fanno d'ampiezza, quindi con Calzona i terzini devono creare specialmente l'ampiezza. Abbiamo poi il 18 che è Schranz e il 17 che è Haraslin, quindi i due esterni. Schranz, diciamo che è più un'ala binaria, quindi sta sulla fascia, vedete che non è un esterno che taglia al centro del campo, cosa che invece fa Haraslin, entra dentro l'area di rigore. Quindi sulla sinistra abbiamo un terzino che si sovrappone esternamente e l'esterno che si sovrappone internamente. Dall'altra parte invece abbiamo, vabbè, Gjomber non è un terzino a tutti gli effetti, ma è un difensore. Evidentemente il loro terzino destro titolare era infortunato in quella partita. Comunque abbiamo un terzino che rimane sulla fascia e l'esterno che anche lui rimane sulla fascia. Però cosa cambia qui? Cioè, c'è una cosa abbastanza basilare, cioè se l'esterno occupa le corsie esterne, c'è la mezzala che in quella situazione taglia al centro. Quindi sulla destra abbiamo Schranz che rimane sulla fascia e interamente Kučka che taglia, si occupa principalmente di attaccare l'area di rigore. L'altra mezzala invece Duda, vedete che rimane un po' più indietro, perché comunque sul suo lato abbiamo il terzino che si sovrappone e poi l'esterno che attacca dentro l'area di rigore, quindi evidentemente questa mezzala ha un po' più compiti, diciamo, di difensivi, tra virgolette. E poi abbiamo la punta, Bosnić, che è una punta che come vedete si abbassa molto, infatti non è il 9 il giocatore più avanzato, ma è Haraslin, l'esterno che taglia dentro. Il 9, diciamo, la punta di Calzona sembrerebbe essere una punta che si abbassa, gioca a spalle alla porta e pensa principalmente a supportare la manovra. Insomma, ragazzi, per concludere, diciamo che i giocatori principali nel calcio di Calzona sono essenzialmente il terzino sinistro,
l'esterno sinistro, quindi la catena di sinistra, diciamo, è la catena fondamentale nel calcio di Calzona, e poi la mezzala che si va a inserire sull'altro lato. Poi questo ovviamente bisognerà anche vederlo a Napoli, cioè non è detto che questo che è successo con la Slovacchia succederà anche a Napoli, bisognerà vedere anche le caratteristiche dei giocatori. Non conosciamo le caratteristiche di questi giocatori della Slovacchia, sicuramente lui si adatterà anche alle caratteristiche dei giocatori che avrà in rosa. Ora torniamo alla slide di prima e andiamo a vedere l'ultima, che è quella un po' della probabile formazione. Quale potrebbe essere l'11 titolare di Calzona? Ovviamente 4-3-3, Meret in porta, Malorui, Nathan, Rachmani, Di Lorenzo in difesa, Lobotka, Anghissà, Traoré mezza, diciamo, a centrocampo, e in attacco Kvara, Osimhen e Politano. Ora, i nomi in rosso secondo me sono quelli un po' più da ballottaggio. Sui terzini sono molto sicuro che giocheranno Malorui e Di Lorenzo, perché soprattutto Malorui, se vuoi giocare appunto con un terzino che ti deve fare la sovrapposizione sulla fascia, Malorui è importantissimo, e poi la qualità dei piedi di Malorui secondo me sarà fondamentale per Calzona. Rachmani sappiamo che è molto importante per quanto riguarda la fase di impostazione, e Di Lorenzo, vabbè, non c'è manco bisogno che vi dica il perché. Quindi in difesa tre quarti secondo me sono già decisi, l'ultimo tassello è quello del compagno di Rachmani. Ora ragazzi, io ci metto Nathan, perché Nathan secondo me è l'unico giocatore che ti permette comunque di giocare alto, è l'unico giocatore, diciamo l'unico difensore che abbiamo che ha comunque nella velocità una caratteristica importante. La logica potrebbe pensare a Juan Jesus, che comunque sa anche impostare, però Juan Jesus e Rachmani è una difesa abbastanza lenta. Per quanto riguarda il portiere, lì secondo me dipenderà un po' anche dalle esigenze societarie, cioè Calzona, come abbiamo visto prima, predilige la costruzione dal basso, quindi c'è bisogno di un portiere che sappia giocare bene coi piedi, e Gollini sicuramente gioca meglio di Meret coi piedi. C'è però anche da dire che Meret, sappiamo, c'è una situazione contrattuale un po' da capire, perché è in scadenza, però potrebbe essere rinnovato. Qua secondo me è più una scelta dettata dalle richieste della società, perché se Meret deve essere valorizzato per una cessione a giugno, estendendogli di un anno il contratto, allora giocherà Meret. Altrimenti, se vogliono lasciar partire Meret e vogliono puntare su Gollini che aprile l'anno prossimo, allora giocherà Gollini. Lì secondo me dipende dalla società. A centrocampo Lobotka e Anghissà penso che siano, cioè Lobotka 100% è l'uomo di Calzona, secondo me sarà anche l'uomo a cui si affiderà per entrare nello spogliatoio. Anghissà, per una questione di riaggressione alta, di recupero palla, secondo me è fondamentale. La mezzala, diciamo, di qualità ci sarebbe il ballottaggio Zielinski Traoré, però se Zielinski, anche qui, se c'è l'ordine tra virgolette della società di non farlo giocare più, mi viene da dire Traoré, anche perché Traoré, come abbiamo sentito più volte, dovrebbe essere, diciamo, la scommessa su cui punterà il Napoli nei prossimi anni. Ci metto Traoré in questo momento. Traoré comunque è una mezzala che si butta dentro l'area di rigore, l'abbiamo visto con il Verona, c'ha la giocata in verticale, l'abbiamo visto con il Verona, quindi sembrerebbe essere la mezzala ideale per Calzona. Davanti io non credo che ci saranno dubbi, Kvara, Osimhen sicuri, e Politano credo che sarà il titolare. Ho messo poi in basso a sinistra tre giocatori che vanno un po' rivalutati secondo me. Sul Nistrom dobbiamo aspettare che dice Calzona, dobbiamo vedere cosa ne pensa, che visione ha Calzona di Nistrom. Zielinski ve l'ho detto prima, se c'è l'ordine della società di non farlo giocare più, allora lo possiamo anche togliere. E poi c'è Raspadori, se guardiamo la partita della Slovacchia ci possiamo mettere più Raspadori che Osimhen, perché Raspadori è quel giocatore che ti gioca, che si abbassa e che viene a diciamo supportare la manovra e la costruzione. Più che altro qui Osimhen giocherà sicuramente, perché se non lo facciamo manco più giocare, allora veramente i 130 milioni a giugno non li vediamo proprio. Quindi là Osimhen giocherà sicuramente, perché va valorizzato il più possibile. Però secondo me a partita in corso Raspadori diventerà un giocatore importante per Calzona. Quindi ragazzi, questo è quanto.
Spero che il video vi sia piaciuto e sarà un video sicuramente abbastanza lungo, però oggi era necessario. Tante informazioni penso le sapremo da Calzona nelle varie conferenze stampa. Ora, stasera parlerà. Stasera non mi aspetto grandi cose nella conferenza stampa perché è appena arrivato. Potenzialmente la conferenza di stasera potrebbe essere una conferenza in stile presentazioni di Meluso, cioè sono appena arrivato, fatemi vedere i giocatori. Quindi io stasera non mi aspetto tantissimo. Nel pre-partita ne parleremo. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere un po' la vostra su in generale tutto quello che abbiamo detto in questo video. Iscrivetevi al canale che è importante, ragazzi, attivate poi la campanella che è totalmente gratis. Noi ci vediamo domani con il pre-partita di Napoli-Barcellona e sempre e comunque, Forza Napoli!